C'è anche Sciacca nel patto con le amministrazioni comunali e le organizzazioni di categoria per tutelare e rilanciare il settore della ceramica, varato nei giorni scorsi a Firenze nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che raggruppa 45 comuni. Ai lavori ha partecipato anche Francesca Valenti. Non si tratta di ristori e quindi di contributi a pioggia, ma si tratta di interventi importanti. Ricordo che si parla di 4 milioni di finanziamento che arriveranno in parte anche a Sciacca e si è convenuto per attività di promozione del settore e soprattutto di riqualificazione urbana, quindi interventi e progetti di decoro urbano che riguardino la ceramica saccense. Dalla riunione preliminare che avevo fatto con i maestri ceramisti si era evidenziata la necessità che questo finanziamento arrivasse sul territorio con delle modalità legate non soltanto a progetti di formazione o a progetti di innovazione. Così è stato perché l'Assemblea ha convenuto sull'esigenza di dare respiro al settore delle antiche tradizioni ceramiche. Anche a Sciacca, dunque, potranno arrivare finanziamenti del plafond di 4 milioni di euro, per i quali si sono adoperati anche i componenti dell'intergruppo parlamentare composto da deputati e senatori provenienti proprio dai comuni a tradizione ceramica. I fondi sono stati destinati al rifinanziamento della legge 188 per contribuire alla tutela e al rilancio del comparto che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy. Credo che sia una cosa molto importante. A questo punto, in tempi abbastanza celeri, dobbiamo ragionare con i maestri ceramisti su che tipo di progetto e non escludo anche una sorta di veloce concorso di idee per capire quale intervento fare, quale intervento possa essere compatibile con il finanziamento e come procedere speditamente. Opportunità che il settore saccense delle botteghe ceramiche deve sforzarsi di perseguire in un ambito di unità, nella stessa città dove nel recente passato c'era stata un'associazione di categoria che subì poi un'immancabile scissione per ridursi adesso a non avere più alcuna rappresentanza. Purtroppo tutte le nostre realtà sono realtà composite e non sempre facili, però io su questo non dubito perché è un'occasione per tutti i nostri maestri e non ci possiamo certo fermare anche in questa situazione ad una forma di contrapposizione, non ci posso credere. Quindi io auspico la collaborazione di tutti perché è qualcosa che va a vantaggio della città tutta e ovviamente che serve per dare lustro alla nostra eccellenza ceramica.